L'obiettivo del distretto del cibo è a dir poco ambizioso: produrre un olio Evo Molisano di grandissima qualità che possa essere venduto in tutto il mondo. Obiettivo ribadito dal presidente del distretto Luigi Di Maio Norante nel corso dell'assemblea generale andata in scena presso la Camera di Commercio di Campobasso. Noi vogliamo che quest'Evo olio Molisano dia la possibilità innanzitutto ai giovani di restare nel loro Molise, di coltivare degli oliveti e di guadagnare. Quindi l'alta qualità concorre a questi obiettivi. E poi vorremmo anche rivedere queste colline che spesso sono incolte, piene di ristoppi, eccetera, che siano spettacolo. Questi ulivi, è una pianta bellissima. Come si concretizza però? Di cosa avete bisogno? Si concretizza, abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di essere finanziati, le risorse ci dovrebbero essere con questi progetti famosi nazionali, PNRR, dei fondi anche comunitari, oltre a questi comunitari anche quelli nazionali. E questi fondi ci devono dare la possibilità di formare i giovani, attrarli quindi in questi progetti, fare dei progetti di 3, 4 ettari, 5 ettari, il gruppo La Rivera ne ha fatto uno di 50. L'idea c'è, le risorse potrebbero arrivare dal PNRR, manca per Don Luigi un ultimo tassello, corsi di formazione per coinvolgere i giovani della regione e convincerli a non lasciare il Molise, dando loro delle certezze. E ancora, servirebbe una mappatura del territorio per individuare i luoghi più idonei da destinare alle piantagioni di ulivi, ma anche il recupero di uliveti abbandonati, obiettivo che può essere centrato solo con il lavoro sinergico di distretto, Camera di Commercio e Regione, nello specifico l'assessorato all'agricoltura. Con un marchio nostro, un prodotto nostro in tutto il mondo. Ci sono imprenditori di qualità che prestano la loro esperienza ad aziende più piccole e l'unione fa la forza. Questa è stata la forza vincente di aver messo in piedi questa legge sui distretti del cibo di qualità. Oggi è partito il primo progetto di distretto del cibo e so che ce ne sono altri, quindi ben vengano, e il Molise su questo si deve non solo confrontare, ma deve essere il valore aggiunto del nostro territorio nel mondo intero. Ad illustrare le opportunità previste dal distretto, il coordinatore tecnico Manlio Livio Cassandro, distretto del cibo, che finora ha messo assieme circa 100 imprenditori, un risultato eccezionale, ha spiegato il presidente della Camera di Commercio Spina, in attesa tuttavia ancora di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Non c'è ancora, ci sono ancora le pratiche da portare avanti, penso che ci sia un problema di burocratico a livello ministeriale, ma prima o poi il riconoscimento arriverà. Sì, come diceva lei giustamente, hanno una base importante, un numero importante di imprenditori che hanno aderito, sono poco meno di un centinaio come base iniziale, quindi è molto molto importante, anche perché è un'iniziativa che viene dal basso. Quindi noi lo possiamo fare qui nella fattispecie con Diretti e CIA.